il solito film, il solito copione. Anche nello stadio dove il Pescara aveva conquistato due storiche promozioni in Serie A, ma dove aveva anche conosciuto una cocente delusione due stagioni fa nella finalissima playoff per il salto nella massima serie, i biancazzurri pagano pegno subendo l'ennesima battuta d'arresto di una stagione da dimenticare al più presto. La sconfitta in terra emiliana non cambia di una virgola un campionato sportivamente parlando sciagurato, e in un pomeriggio in cui i ragazzi di Zeman hanno comunque offerto almeno una prova dignitosa, l'unica nota positiva arriva dal ritorno in campo di Alberto Gilardino dopo il lungo infortunio. Nel Bologna in campo dall'inizio il figlio d'arte pescarese doc Federico Di Francesco, che lascerà anche il segno. Nel Delfino ancora panchina per Nuntari con Zeman che lancia in attacco Mitrizza. Nel torrido pomeriggio del Dallara di fronte a circa 22.000 spettatori si comincia come da copione con il Bologna all'attacco e già in vantaggio al settimo minuto. Fiorillo sbaglia nel rinvio dal fondo, Di Francesco è il più lesto di tutti a recuperare palla da servire la sfera in mezzo all'area per destro che anticipa Fiorillo e va in gol di testa. Il giocatore Felsinio si infortuna nell'impatto con il portiere biancazzurro tornando in campo con una vistosa fasciatura, così come Koulibaly dopo il colpo ricevuto in un'azione nell'area bolognese. La reazione biancazzurra arriva invece al quindicesimo con un'azione rabbiosa di Jean-Christophe Bebek che da posizione angolata conclude al lato. Bebek ci riprova al ventitresimo quando su schema da calcio di punizione Brugman serve Mitrizza in area che crossa a centro per Bebek che non sbaglia per il gol del pareggio. La squadra di Zeman fa vedere anche buone trame di gioco, anche se al 31esimo Verdi impegna Fiorillo in una difficoltosa respinta. La gara dopo l'avvio di marca rosso-blu è sicuramente più equilibrata. I biancazzurri ci provano ma rischiano di subire il gol del 2-1 al 37esimo da Taider che prima del limite conclude trovando una deviazione in calcio d'angolo. Il finale di tempo vede al 40esimo Verdi provarci su punizione con la sfera che però finisce fuori dallo specchio della porta. Poi nel recupero due gol del Bologna con destro e Taider, entrambi annullati giustamente da Di Martino di Giulianova per fuorigioco. Nella ripresa pronti via e al quarto è proprio il pescarese Federico Di Francesco, approfittando di una bambola della difesa biancazzurra, a mettere il pallone alle spalle di Vincenzo Fiorillo per il gol del 2-1. Stilisticamente bella la rete del figlio d'arte. Per i biancazzurri gara di nuovo in salita con Zeman che manda in campo Muric e Milicevic per Mitrizza e Koulibaly. Le due squadre si allungano con diversi capovolgimenti di fronte. Al 24esimo c'è una ghiotta occasione per il Delfino con il contropiede biancazzurro che vede poi alla conclusione Biraghi con il salvataggio di Mirante. Gara almeno divertente con al 25esimo un colpo di testa alto di Mbaye sugli sviluppi di un angolo. Al 28esimo arriva il ritorno in campo di Alberto Gilardino al posto di Bebek dopo un lungo infortunio per il 34enne esperto attaccante e la fine di un incubo. Il Pescara prova nei minuti conclusivi a riequilibrare la gara, ma la porta di Mirante resta inviolata con destro che invece in contropiede va a realizzare allo scadere la rete del 3-1 per la sua doppietta personale. Nel recupero si vede poi al 47esimo Gilardino che fa correre un paio di brividi al portiere bolognese. Negli ultimi istanti da segnalare la parata a terra di Fiorillo su Wakonko e il miracolo di Mirante che dice no a Muric.